Salve e bentornati all'appuntamento settimanale con Science News. Per inaugurare la nuova stagione del canale, premettiamo che questo Science News sarà una versione extra large, per cui mettetevi comodi e buona visione. Iniziamo con una notizia riguardante la biologia. L'enzima chiamato Rubisco è un importante composto che consente a tutti gli organismi fotosintetici sul pianeta, come piante e cianobatteri, di fissare attraverso complesse reazioni chimiche la CO2 atmosferica per creare nuova biomassa, tra cui i carboidrati. La tipologia 1 Rubisco è composta da subunità proteiche grandi e piccole, mentre nelle altre tipologie di Rubisco le subunità piccole mancano totalmente. La comparsa della forma 1 Rubisco rappresenta un'importante transizione, ancora poco compresa, nell'evoluzione di questo importante enzima. Attraverso analisi del DNA mitocondriale è stato scoperto un nuovo gruppo nelle tipologie di Rubisco, affine al gruppo del 1 Rubisco, mancante però delle piccole subunità. Questo gruppo risulta essersi distaccato dal resto delle tipologie prima ancora della comparsa dei cianobatteri e delle piccole subunità. I dati strutturali e cinetici ci consentono di determinare come questo proto 1 Rubisco fosse strutturato e come funzionasse senza le caratteristiche stabili conferite dalle piccole subunità. In definitiva, lo studio ci consente di ampliare le nostre conoscenze sull'enzima più abbondante ed importante per il ciclo del carbonio sul pianeta, lo stesso che consente la crescita delle piante che producono l'enorme quantità di cibo sufficiente a nutrire miliardi di persone ogni anno in tutto il mondo. Se volete approfondire e sapere di più su questo straordinario composto, vi consigliamo di vedervi il video di Entropy for Life riguardante proprio questo argomento. Vi lasciamo il link in descrizione. Altra notizia di questa settimana riguardante stavolta i dinosauri. In una nuova località fossilifera marocchina sono stati trovati diversi resti appartenenti al celeberrimo dinosauro Spinosaurus. L'importanza di questa località è data dagli strati di roccia ricchi in fossili di vertebrati situati all'interno della formazione Ifezuane. Gli strati superiori di questa formazione sono dominati dalla presenza di resti dentali di Oncopristis, un grosso pesce cartilagineo, e di Spinosaurus. I reperti attribuibili a denti di dinosauri terrestri costituiscono invece una percentuale minima dell'insieme di tutti i fossili presenti in questi depositi fluviali, arrivando al massimo al 5,6% del totale. La notevole abbondanza dei denti di Spinosaurus rispetto ai denti dei dinosauri terrestri supportano l'ipotesi, ormai avanzata da tempo, che questo teropode trascorresse gran parte del suo tempo in acqua, dove i suoi denti venivano persi e conservati sotto il sedimento. Altra notizia di questa settimana. Nuovi resti fossili appartenenti al terapside di cinodonte Lystrosaurus, provenienti dal Triassico dell'Antartide, permettono di fare luce sui particolari adattamenti di questo genere. I dicinodonti sono un ampio gruppo di animali erbivori, lontani parenti dei mammiferi. In particolare, Lystrosaurus ha una grande importanza perché è uno dei pochi generi sopravvissuti all'estinzione del Permiano Triassico, la più catastrofica degli ultimi 500 milioni di anni. L'analisi dei resti fossili ha evidenziato la presenza di linee da arresto della crescita, indice di periodi di stress dovuto presumibilmente alle variazioni ambientali. Tutto ciò differisce da quanto osservato negli esemplari di Lystrosaurus provenienti dal Sudafrica, i quali non mostrano linee d'arresto della crescita. In base a queste informazioni, si è concluso che gli esemplari antartici di Lystrosaurus avevano sviluppato una tipologia di torpore che li aiutava a superare i periodi meno favorevoli. Questa scoperta costituisce un esempio degli adattamenti che le forme di vita polari sviluppano per sopravvivere, soprattutto in un momento particolare come l'estinzione della fine del Permiano. Altra notizia di questa settimana. Il mastodonte americano è uno dei membri più iconici della megafauna nordamericana del Pleistocene, un animale molto studiato e complessivamente ben noto. Ma non si finisce mai di imparare, e un nuovo studio ci rivela un aspetto precedentemente sconosciuto del suo comportamento. Dati genetici indicano che negli 800.000 anni precedenti alla sua estinzione, avvenuta circa 11.000 anni fa, questi animali hanno ripetutamente attraversato il Nord America spostandosi verso nord, spinti dal cambiamento climatico. Questo arco di tempo, infatti, era caratterizzato da freddi periodi glaciali seguiti da periodi interglaciali più caldi,
in cui le calotte di ghiaccio lasciavano il posto a foreste e paludi. Queste condizioni risultavano favorevoli per i mastodonti, proboscidati che al contrario dei mammut lanosi non erano adattati a climi glaciali, ma ad ambienti alberati e paludosi, per cui gli animali tendevano in questi periodi di caldo a spostarsi verso nord. Quando però il periodo interglaciale giungeva al termine, i mastodonti più a nord non riuscivano ad adattarsi al rapido calo di temperature e morivano. Successivamente, un altro gruppo di mastodonti si sarebbe nuovamente spostato verso nord col nuovo alzarsi delle temperature. Tutto ciò è indicato dal fatto che non vi è continuità tra le varie popolazioni a indicare che esse sopravvivevano ai periodi glaciali, e ogni nuova popolazione a spingersi a nord durante i periodi interglaciali aveva meno variabilità genetica, quindi era più vulnerabile all'estinzione. Ciò può dirci molto anche sulle risposte degli animali attuali al riscaldamento globale di origine antropica. Oggi, infatti, animali come castori, orsi bruni e alci, proprio come hanno fatto i mastodonti, stanno migrando sempre più a nord, spinti da condizioni rese favorevoli da temperature più miti. Ma se la loro presenza a sud e la loro variabilità genetica non rimangono stabili, potrebbero non sopravvivere a nuovi cambiamenti. Altra notizia di questa settimana. L'acqua è l'elemento naturale più importante del nostro pianeta, senza cui la vita stessa non esisterebbe. L'origine di questo fondamentale composto chimico è sempre stata oggetto di studio da parte di numerosi scienziati. La teoria attualmente in auge sull'origine dell'acqua sul nostro pianeta è che questa sia stata trasportata successivamente alla formazione della Terra da meteoriti e comete che si sono schiantate sulla sua superficie. Un nuovo studio pubblicato questa settimana suggerisce però che l'origine dell'acqua vada ricercata direttamente sul nostro pianeta. I ricercatori, infatti, hanno analizzato dei campioni di meteoriti appartenenti alla tipologia definita condrite a instatite, cioè meteoriti la cui composizione chimica e mineralogica è paragonabile a quella di una litosfera terrestre ancestrale. Ciò che è stato scoperto è che al loro interno questi meteoriti contengono delle piccole quantità di acqua, il cui idrogeno ha la stessa marcatura isotopica dell'acqua immagazzinata nel mantello terrestre. Questo significa quindi che le componenti dell'acqua terrestre erano già presenti tra i mattoncini che hanno permesso la formazione del nostro pianeta miliardi di anni fa, e che quindi la maggior parte dell'acqua che oggi costituisce quasi il 70% dell'intera superficie terrestre provenga semplicemente dall'acqua già contenuta all'interno del nostro pianeta e che è stata poi rilasciata dalle eruzioni vulcaniche nel corso dei miliardi di anni sotto forma di vapore, che poi precipitava in forma liquida come pioggia. Altra notizia di questa settimana riguardante i dinosauri. In un nuovo articolo è stato descritto un embrione fossile di sauropode titanosauro, il cui cranio è conservato tridimensionalmente. Il reperto, proveniente dall'Argentina, ci rivela importanti informazioni sullo sviluppo embrionale dei dinosauri più grandi mai esistiti. Sembra infatti che il cranio di questi animali sviluppasse precocemente una visione stereoscopica, cioè la sovrapposizione dei due campi visivi degli occhi. Inoltre, sulla punta del loro piccolo muso, cresceva un curioso corno premascellare. Probabilmente i giovani titanosauri si servivano di questa protuberanza per rompere più facilmente il guscio dell'uovo, in maniera analoga a ciò che avviene oggi nei dinosauri aviani, ovvero gli uccelli, che alla nascita presentano una struttura simile sulla punta del becco. Altra importantissima notizia riguardante stavolta la tecnologia. Da poco Elon Musk ha presentato al mondo il primo prototipo del tanto annunciato progetto Neuralink. Conosciamo già i contributi apportati alla scienza dal conosciutissimo miliardario, tecnologie tra cui le famose auto elettriche della compagnia Tesla Motors e i razzi riutilizzabili realizzati dalla compagnia spaziale privata SpaceX. Ora, un nuovo rivoluzionario dispositivo tecnologico è stato annunciato ad una conferenza in diretta sul canale YouTube di Neuralink e tenuta dallo stesso Elon Musk. Il dispositivo di Neuralink era già stato annunciato da tempo e prometteva di potenziare di molto le capacità del nostro cervello. Nella conferenza sono emerse però nuove informazioni ancora più intriganti. Il congegno composto da un chip sarà impiantato nel nostro cranio mediante un robot appositamente progettato per svolgere la delicata operazione chirurgica, in modo da far avvenire il tutto in totale sicurezza. Questo piccolo pezzo di ingegneria elettronica, spesso 8 mm e largo 23, verrà impiantato sotto la cute della testa, asportando un piccolo pezzo di cranio al cui posto verrà posizionato il minuscolo apparecchio.
Neuralink verrà collegato ai nostri neuroni tramite dei sottilissimi elettrodi, in grado di stimolare diverse aree del nostro cervello. Le capacità del nuovo dispositivo progettato sono state illustrate da Musk durante la diretta. Le applicazioni di tale tecnologia sarebbero, a quanto detto da lui stesso, davvero straordinarie. Per chi soffre di varie malattie, Neuralink sarebbe capace di curare cecità, dipendenze, sordità, depressione, problemi di memoria e perfino complicazioni alla spina dorsale, consentendo alle persone paralizzate di ricominciare a camminare. Non solo questo. Elon Musk ha rivelato anche che con questa tecnologia si potranno rivivere ricordi, scaricare informazioni direttamente nel nostro cervello, ascoltare la musica senza cuffie, collegarsi al proprio computer e persino guidare la macchina. Le applicazioni di una cosa simile saranno davvero rivoluzionarie e Musk ha riferito che la tecnologia sarà disponibile nei prossimi decenni e in futuro, con qualche miglioria, il prezzo di Neuralink potrebbe arrivare ad abbassarsi fino a soli $2,000. Se volete scoprire più dettagli su Neuralink e volete vedere la dimostrazione che ha fatto Elon Musk del dispositivo, potete trovare il link della diretta in descrizione. Altra notizia di questa settimana. La rapida evoluzione dei caratteri in una specie può permettere a quest'ultima di adattarsi ai cambiamenti climatici, sviluppando in tempi molto brevi caratteristiche adatte alla sopravvivenza. In un nuovo studio viene descritto il processo di adattamento da parte di una pianta, la Biscutella didyma, ad alcune variazioni della piovosità indotte volontariamente dagli studiosi. In una popolazione di Biscutella è stato ridotto l'apporto di acqua annuo, mentre per un'altra popolazione l'apporto di acqua è stato aumentato. In una terza popolazione l'apporto di acqua non è stato modificato, lasciando così le condizioni allo stato naturale secondo le precipitazioni annue. In tutto lo studio è durato 10 anni. I risultati ottenuti dimostrano come le piante lungo il periodo dello studio abbiano subito un cambiamento di caratteri e di funzioni fisiologiche, tutti i fattori modificati in base al cambiamento climatico a cui sono state sottoposte le piante. Lo studio dimostra come le specie vegetali, se sottoposte a stress da cambiamento climatico, possano sviluppare determinati caratteri in tempi molto brevi. Passiamo ora ad un'altra notizia riguardante l'astronomia. È stata osservata la fusione di due buchi neri, sino ad ora la fusione tra due buchi neri più grande mai registrata. Osservare questo evento è stato possibile grazie alle onde gravitazionali prodotte, rilevate poi dagli interferometri. Per farvi capire la portata di questo evento potremmo parlarvi di massa. Ebbene, il risultato della fusione ha dato origine a un buco nero di 142 masse solari. L'evento ha avuto luogo 7 miliardi di anni fa. Gli studiosi sono così riusciti ad osservare direttamente la nascita di un buco nero intermedio, cioè un buco nero la cui massa è compresa tra 100 e 100.000 masse solari. Altra notizia di questa settimana. Il cane canoro della Nuova Guinea è un canide imparentato col dingo australiano, nativo, appunto, della Nuova Guinea. Presenta una serie di caratteristiche comportamentali uniche tra i canidi, tra cui quella che gli dà il nome, un richiamo che è stato descritto come una sorta di incrocio tra l'ululato di un lupo e il canto di una balena. Schivi di natura, la scarsità di avvistamenti e il problema dell'ibridazione col cane domestico hanno portato molti studiosi a temere che l'animale fosse estinto in natura. Tuttavia, a partire dal 2012, nuove segnalazioni di canidi sugli altopiani dell'isola hanno ridato speranza agli studiosi. Tanto che, dopo una prima spedizione nel 2016 che ne ha confermato l'effettiva presenza, nel 2018 è stato effettuato uno studio sul campo che ha permesso di raccogliere campioni di sangue, oltre che dati morfologici, comportamentali e demografici. I risultati di questi dati sono stati pubblicati in un nuovo studio appena uscito e confermano che gli animali appartengono alla stessa popolazione che ha dato origine ai cani canori della Nuova Guinea attualmente in cattività. I cani degli altopiani avevano circa il 72% dei loro geni in comune con i loro cugini in cattività e presentavano una variazione genetica molto maggiore, il che è da aspettarsi da una popolazione selvatica. Gli animali in cattività, infatti, discendono tutti da 8 antenati selvatici, quindi hanno una variazione genetica molto scarsa. La differenza del 28% tra le varietà selvatiche e in cattività potrebbe derivare da alcuni incroci con cani domestici di villaggi locali o dall'antenato comune di tutti i cani portato in Oceania. I cani in cattività potrebbero semplicemente aver perso gran parte della variabilità delle popolazioni selvatiche.
I nuovi individui selvatici potrebbero quindi aiutare a rinvigorire il pool genetico della popolazione in cattività. L'analisi genetica ha anche importanti implicazioni sull'origine del cane. Il cane canoro della Nuova Guinea risulta infatti strettamente imparentato col dingo e condivide un antenato comune con le razze asiatiche di cane domestico arrivate in Oceania con gli umani circa 3500 anni fa. Concludiamo le notizie di questa settimana con un fatto a dir poco mastodontico. Quando si cerca di ricostruire le dimensioni di animali estinti partendo da pochi resti o piccole parti del loro corpo, ci si imbatte in diversi problemi, specialmente se questi sono molto più grandi rispetto ai loro parenti odierni. In un nuovo studio si è tentato tramite vari metodi di stabilire le dimensioni e le proporzioni corporee del più grande squalo mai esistito, Otodus megalodon, conosciuto più comunemente come megalodonte. Fino ad ora le stime delle dimensioni e le proporzioni di questo enorme squalo si sono basate sulla misura dei denti e prendendo come riferimento analogo moderno lo squalo bianco. Si sa ora che prendere come riferimento lo squalo bianco per determinare la forma corporea di Otodus megalodon è però altamente problematico, in quanto l'enorme squalo preistorico fa parte di una diversa famiglia all'interno del grande gruppo dei laminiformi. Gli studiosi hanno utilizzato ora un nuovo metodo per stabilire le probabili apparenze del megalodonte. Le analisi si sono basate su 5 specie diverse di laminiformi dalle differenti nicchie ecologiche e fisiologie: squalo bianco, Carcharodon carcharias, squalo maco, Isurus oxyrhynchus, smeriglio, Lamna nasus, e squalo salmone, Lamna ditropis. Le misure e i dati mostrano che un megalodonte di 12 metri avrebbe avuto verosimilmente una testa di circa 4 metri e 65 cm, una pinna dorsale di 1 metro e 62 e una pinna caudale alta 3 metri e 85 cm. In definitiva, le analisi morfometriche ci indicano che la pinna dorsale e caudale di Otodus megalodon fossero ben adattate per un nuoto veloce e sostenuto per lunghi tratti. Come ultima cosa, vi ricordiamo che il gruppo Telegram che abbiamo creato per poter parlare con voi e confrontarci è ancora aperto. Se volete unirvi a noi, trovate il link per potervi accedere in descrizione. Bene, le notizie di questa settimana sono finite. Se ti è piaciuto il video, ti invitiamo a lasciare un like. Se invece vuoi sostenere noi e il nostro lavoro, iscriviti. Se già lo hai fatto, ti ricordo invece di accendere la campanellina delle notifiche per non perderti in questo modo nessun video. Inoltre ringraziamo i componenti del team Mattia Iuri Messina, Davide Gioia, Luca De Florian, Antonio Miaila e naturalmente il nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon inizio di settimana. E vi ricordo che, come sempre, il video di oggi è stato approvato dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.